musica, scrittrice e strumentista di sala operatoria, quindi vivo sospesa tra tecnica e metafisica, in un certo senso, e ci sto benissimo in ogni ambito. E nella scrittura porto me stessa come donna, ovviamente. E cosa vuol dire portare me stessa come donna? Vuol dire portare una certa visione del mondo, una Weltanschauung che vede il mondo come un universo che non finisce con me, ma è un universo, è una realtà che durerà dopo di me, quindi per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri pronipoti. Probabilmente questa è una caratteristica delle donne, in quanto portatrici e pensate geneticamente per avere dei figli, e in questo caso la genetica secondo me condiziona quello che è la forma mentale. Cioè, una donna, per come la vedo io, non potrebbe mai inquinare, così come hanno fatto certi uomini, perché penserebbe non a se stessa, penserebbe ai figli, dei suoi figli, dei suoi figli, dei suoi figli, ma questo proprio per la capacità genetica di essere contenitori di vita. Questo è quello che io intendo la femminilità dentro la scrittura. Trattare, probabilmente lo fanno anche gli uomini, ma non lo so, io so quello che faccio io. Per me un libro è un parto, mi diverto, soffro, e questo credo che sia essere femminile e scrivere.